Ciao, ciao a tutti, benvenuti in diretta. Oggi si parla di marketing automation e si parla di quanto io mi sia rotto le palle di sentire parlare di marketing automation, però ne voglio parlare un attimino con voi, quindi aspettiamo che si connetta qualcuno perché guarda il video in differita, sposta un po' più avanti il cursore finché non vedi che parlo di più. Va bene? Intanto aspetto che si connetta qualcuno e che mi dica come al solito che si senta tutto bene, che sia tutto perfetto. Solito giro di rito per vedere se sono on air, ma penso di sì. Tra l'altro, dopo mi devo ricordare di dirvi una cosa che mi è successa bellissima. Ok, live, sono live. Nella pagina, yes, of course, eccoci qua. Benissimo. Ditemi solo se si sente. Ciao Gino, ciao, senti tutto? A posto? Dimmi solo se si sente. Mi raccomando, quando cominciate, mettete like, lasciate i vostri commenti. Intervenite, interagite, così pompiamo la pagina Marco Doria e Marco Doria diventa milionario vendendo i suoi corsi. Grazie a voi che mettete tutti questi like, tutti questi share. Tanto share non lo fate, non condividete i miei video perché voi avete paura che i vostri concorrenti mi scoprano e quindi vi possono dare filo da torcere. Dite la verità che è per quello, sono quasi certo. Ciao, ciao Luigi. Va bene, ciao Luca, ciao ciao. Aspettiamo ancora un attimino e oggi si parla di, ciao Luigi, ciao, di marketing automation e dei miei palle che si sono rotation. Ok, sì Gino, poi dividiamo, ci facciamo un sacco di soldi e facciamo metà, va benissimo, ci sto. Ok, tra l'altro in questi giorni abbiamo lanciato Face Fast. È andato bene, abbiamo consolidato come l'altra volta. Face Fast è il corso tecnico poi che affianca le ads non servono un razzo. Okay? Le ads non servono un razzo, il corso strategico, e invece Face Fast è il corso tecnico, okay? Sempre di advertising Facebook. Va bene, quindi cos'è la marketing automation? Allora, cominciamo a parlarne magari per chi è un po' a secco. Un tempo non c'era, non è mai esistito, cioè non si parlava, cioè l'ultimo dei pensieri delle persone era il marketing automation. Marketing automation cosa significa? Significa che in teoria tu catturi un lead, un prospect in qualche modo e automatizzi un processo tramite un funnel per far sì che questa persona passi da non conoscerti a tuo cliente ripetitivo, ok? Quindi, oppure ci sono vari tipi di funnel, no? Quindi magari un funnel può servirti per prendere semplicemente il contatto di un prospect, oppure il funnel può servirti per vendere, upsellare, bla bla, oppure per portarti persone a una consulenza telefonica, via dicendo. Quindi il marketing automation si dovrebbe prendere a briga di fare delle selezioni, delle segmentazioni del tuo pubblico, qualificare o squalificare le persone che fanno determinate azioni all'interno del funnel, quindi magari diramare, cioè per dirti, tu sei una persona che è più interessata al copywriting, magari ti dirigo verso un advertising, verso un nurturing dell'email marketing che parla di copywriting. Sei invece tu una persona hai il tuo problema principale è magari l'advertising su Facebook, allora ti porto a una sequenza di azioni, una sequenza di materiale, una sequenza di contenuti che ti parla della cosa di cui tu hai più bisogno. Ok? Questo è il marketing automation. In sostanza, tu crei un sistema che lavora per te. Va bene? E per fare questo ci sono software che lo fanno molto bene. Classici Infusionsoft piuttosto che Clickfunnels, eccetera, e si preoccupano appunto di fare questo tipo di lavoro, ovvero di qualificare, squalificare, spostare
i lead che tu hai all'interno, e quindi le persone vanno da un punto all'altro tramite questa automazione di marketing. Un tempo non si parlava di questo, perché un tempo il marketing era, quando si diceva faccio una, ho una strategia di marketing, non era, attenzione, non sto parlando in maniera assolutistica, vi parlo di quello che si diceva, ok, tra le persone. Nessuno cacava la marketing automation, adesso tutti fanno marketing automation. Ok, allora, la marketing automation, ragazzi, va benissimo, ma come ripeto sempre, e lo ripeterò fino alla nausea, fino allo stremo delle mie forze, potrete parlare di marketing automation quando avrete fatto un po' di grana, ovvero quando le vostre cose funzionano. Sono stufo di vedere persone che hanno 4 lead in croce, non fanno neanche pubblicità su Facebook, spammano sulla loro pagina del profilo personale e vogliono fare il corso di marketing automation. Ma cosa ti devi automatizzare, che non hai neanche le gambe per camminare sul marketing? Cioè, ma stiamo scherzando? Ragazzi, siamo proprio alla stregua delle persone che non sanno guidare una moto e si vanno a comprare un R1 preparata. Voglio dire, parti calmo, cioè fai funzionare prima il tuo sistema di marketing a livello semplicistico, come parlo sempre io, quelle 4 cose che devi fare bene, e poi andiamo a parlare di marketing automation, ok? Che ci sta, ok? Per dirvi, io in questi lanci che ho fatto in questi giorni, la mia automazione le faccio, anche le costruisco ancora io, però un software che facesse tutta questa cosa per me sarebbe stato comodo, ma è comodo perché già funzionano tutta una determinata serie di cose, ovvero ho l'audience, ho l'engagement, ho il pubblico caldo, pronti a comprare, grazie al cazzo che dopo, se mi metti un sistema che mi aiuta, mi fa un favore. Ma all'inizio, io adesso vedo che ci sono tutti questi corsi, oramai si parla solo di funnel, marketing. Ragazzi, che cazzo volete fare il funnel, che porca miseria, avete 4 lead in croce, insomma, dai. Allora ho deciso di farci un video, basta questa marketing automation, per favore, finitela. Cominciamo, torniamo per favore alle basi, ricominciamo da zero, mettiamoci lì a far funzionare quelle 4 cose, come vi dico sempre. Avete seguito il mio webinar l'altro giorno? C'eravate tutti? Fatemi sapere intanto. Intanto mettete un po' di like, ragazzi. Ogni volta che mettete un like ho una scossa di... sto bene. Un po' mi dà una scarica di endorfina quando lo fate. Va bene? E intanto ditemi se avete visto il mio webinar dell'altra sera, dove ne ho parlato bene, ok? Dove sono le 5 cose che tu devi tenere a mente, le 5 cose che devi fare, va bene? La prima parte è la parte dell'idea e via dicendo, ok? Se però, ragazzi, cioè, non abbiamo le basi, non abbiamo niente, cosa vogliamo automatizzare? Tante persone a volte mi scrivono che hanno dei problemi, che non riescono a avere coinvolgimento, insomma, Marco, mi dai un'occhiata alle ads, va bene, ti do un'occhiata alle ads, ma ragazzi, cioè, io ti do anche un'occhiata alle ads, ma le ads cosa vendono, cosa rappresentano quelle ads? Cioè, cosa mi rappresenta il lavoro che stai facendo? Tante persone, ragazzi, ce ne sono sempre di più, e questa cosa mi scoraggia, l'hai visto in differita, Gino, ok? Hanno dei format, sfruttano, parlano di qualcosa in Facebook, e non c'è un fine, non c'è una strategia, non c'è niente. Cioè, perché si fa un format educativo sui social? Si fa perché tu devi mostrare la tua big idea a un pubblico target, e per fare ci sono ancora delle cose che devi sapere. Comunque, di base, tu hai un format educativo per mostrare la tua big idea, la tua idea, il tuo prodotto servizio a un pubblico target. È molto semplice, no? Se non hai un'idea, che cazzo parli a fare? Torniamo alle cose semplici, ragazzi. Non ci andiamo a impegolare la vita con il super corso Facebook, super tecnico, benchmarking. Ragazzi, calma, ferma, alt. Torniamo un attimino sui nostri passi, ok? Io potrei mettermi qua e fare il più difficile corso Facebook del mondo, con tutti i tecnicismi, ma non lo faccio, perché non serve, servirà ma neanche all'1% delle persone che mi seguono, neanche, non serve a un cavolo. Cominciamo a ottenere risultati dalle cose facili, per quello che adesso ho creato questi pacchetti di corsi, che sono le ads non servono un razzo, ok, che ti segna
cosa devi sapere strategicamente prima di metterti lì a fare ads, ok? E soprattutto come funziona l'algoritmo in funzione delle decisioni delle persone. Poi adesso ci sarà face fast, ovvero, ok, tecnicamente sono queste cose che devi fare, clicca qui, fai là. Boh, ragazzi, partiamo dalle basi. Voi dovete metterci un prodotto, un servizio che abbia un interesse, che risolva un problema, che abbia un margine da mostrare a un target specifico. Agino dice che ha visto il mio webinar, è stato uno spettacolo, chiarissimo e top, grazie. Sì, è stato bello, infatti questo webinar che ho fatto ho deciso proprio di levarlo dalla pagina tra qualche giorno, adesso abbiamo fatto il lancio, l'ho lasciato un po' lì, però ho deciso di toglierlo dalla pagina per metterlo poi nell'Academy come primo capitolo, che questa sarà una bella cosa. Il primo capitolo sarà quello che ti dà proprio la botta su come fare per cominciare a metterti in testa, ovvero i primi passi che devi fare, i primi pensieri che devi avere quando devi cominciare a generare un business che parte dai social, che ti porti profitto. Cecina, hai proprio ragione, è che ora fanno tutti i corsi, funnel su funnel, in cui ti fanno vedere i miracoli, il problema sono proprio le basi che non ci sono. A parte il fatto che hai ragione al 100%, è inutile fare, cioè addirittura ci sono persone che vendono il corso sul funnel, che non hanno un funnel e che non hanno mai fatto un funnel di niente, cioè nella loro vita. Queste cose ti fanno già capire, no? Perché adesso il trend è il funnel, ragazzi, frena, le basi dove sono? Cioè il marketing cos'è? Il marketing è vendere, il marketing serve per far generare azioni costanti, ricorrenti al tuo pubblico target, ok? Ma se tu non hai la base di questa cosa qui, dove vuoi andare? Cioè se tu non hai un prodotto o servizio che interessa al mercato, non c'è un mercato per quello che tu vendi. È come avere gli stuzzicadenti per persone senza denti, cioè non c'è un mercato, ragazzi, dove vuoi andare? Oppure stai vendendo un prodotto che ha un mercato o un pubblico target sbagliato? Dove vuoi andare col funnel? Se non funziona, non funziona, ok? Dobbiamo metterci prima in condizione di far funzionare quello che abbiamo con delle cose semplici, col marketing semplice, con quelle cose semplici del marketing, ok? Con il marketing, ok? Le cose semplici. Poi gli automatismi, le sofisticazioni, tutto la difficoltà, perché poi alla fine il marketing è vero che sono numeri sono complicati, cioè dietro la complicatezza sta il successo, ma quello viene dopo, ok? Tutto deve partire da una base semplice. Quando si scrive copywriting, la gente pensa che il copywriting deve essere tutto. Ragazzi, il copy è sempre pubblico target, quella è la cosa principale, no? Che funzionano sul tuo pubblico target, ma è semplice. Invece io vedo persone che approcciano il copy, che invece di utilizzare la semplificazione, le cose semplici e farle funzionare, già si impegnano con la super tecnica, il super meccanismo, l'incrocio. Tra le due cose, nessuno dice niente, non è un buon segnale, vado a controllare da me. Non funziona. Sembrerebbe che funziona. Vabbè, per favore, quando sentite, scrivetemi qua sotto. Allora, non so se avete mai fatto arti marziali, no? Nelle arti marziali
c'è una cosa, vedo ci sono pochissime view e non va bene, perché mi sa che si è piantato. Non se, nessuno mi sta scrivendo. Vediamo se qualcuno mi scrive in privato. Non mi scrive nessuno. Ora sì, perfetto. Ci siamo. Bene, sono calate le view, deve essere successo qualcosa. Comunque riprendiamo. Non so se avete mai fatto arti marziali. Nelle arti marziali, la cosa, in qualsiasi arte marziale, la cosa più importante è applicare le basi, i fondamentali, ok? Nel Brazilian Jiu-Jitsu, che è un'arte marziale bellissima, molto complicata a livello tecnico, per ottenere risultati ovviamente devi essere bravo a livello tecnico, proprio come giocare a scacchi. Ma se non hai le basi fatte bene, le sai fare bene, quindi si chiama fare drills, ovvero allenare tante volte le basi, finché le basi non sono talmente solide che poi quando applichi un tecnicismo dopo una sofisticazione la sai fare bene, ma le tue basi sono le fondamenta sono solide. Quindi sono quelle quattro cose fatte bene, nella capoeira uguale, no? Ci sono 37 milioni di combinazioni, però i fondamentali sono quattro calci e quattro movimenti. Se non sai fare bene quello, tutto il resto va male. Qual è il problema? Il problema è che le persone nelle arti marziali cosa fanno? Dopo un po' cominciano a vedere le cose più complicate, allenano solo le cose complicate tralasciando i fondamentali. Cosa succede poi? Che quando stai lottando con qualcuno, stai dimostrando qualcosa a qualcuno e non hai i fondamentali che funzionano bene, prendi gli schiaffi. Funziona così. Quindi nel marketing è la stessa cosa, c'è un'attinenza molto, molto, molto vicina. Quando tu devi fare un salto di livello, devi avere assolutamente prima fatto, devi aver fatto in modo di sapere, di avere i fondamentali che funzionano, sono quelle cose semplici che le devi saper fare bene nel tuo sistema di marketing, parlo, cioè il copy fatto bene, il copy semplice, il tuo format educativo fatto bene in maniera semplice, le tue sponsorizzate fatte bene in maniera semplice, la tua idea spiegata bene in maniera semplice a un target specifico. Capito ragazzi? Questo è il segreto, questo è il grande segreto che si cela dietro i successi che ci sono nel business. Ragazzi, è veramente così, è veramente così. Poi c'è il super prodotto che fa successo in un secondo perché ha imbroccato il periodo storico giusto, ha imbroccato i finanziamenti, bla bla, ma noi non dovete basarvi su quello, ok? Noi non siamo la Apple che ha non so quanti 30 miliardi di liquidità in banca, non siamo noi, quindi non abbiamo il problema. Le strategie di marketing per tutti i giorni sono la base, poi ti evolvi con funnel automation e altro. Esatto, è inutile parlare adesso di funnel automation, ma ne parlavo l'altro giorno anche con Luigi, no? Luigi l'altro giorno mi dice, ah belli i chatbot, perché sto usando i chatbot nel mio lancio, li ho usati, e vorrei capirne di più. Sì, il chatbot ci sta, però ragazzi non partite da studiare il chatbot se tutto il resto non funziona. Non funziona, non va bene così, non funzionerà neanche il chatbot. Cioè non è che la sofisticazione fa funzionare quello che non funziona prima, ok? Ecco, questa è quella grossa differenza, è questa, prestate bene attenzione. Non è che la sofisticazione fa funzionare quello che non funziona nelle cose semplici, ovvero le quattro cose semplici che dovete far funzionare, se non funzionano da loro, ok, se non riesci a farle funzionare, non sarà la sofisticazione che la fa funzionare. È come nelle arti marziali, nel Brazilian Jiu-Jitsu, se tu non hai le basi solide, è inutile che studi una sofisticazione, perché non funzionerà. Ma in tutti gli sport, cioè anche nel powerlifting, che io ho potuto vedere un po' più da vicino, cioè devi fare le basi, poi ti concentri sulla tecnica, ma le basi sono squat, cioè devi fare quelle cose lì, fai quello, lo fai finché non ti entrano nel cervello e poi da lì puoi provare a fare cose nuove. Però le basi, ragazzi, le basi sono importanti, basta, basta con sto funnel automation. Adesso ho visto gente andare a fare corsi di funnel automation che non hanno neanche la pagina Facebook, ma che cazzo ci vai a fare? Cioè, cosa credi di imparare se non ti funzionano le basi? Quella è una sofisticazione. Solo che adesso va di moda e tutti vogliono fare funnel automation e bla bla. Quindi questo è un po' quello che ogni tanto esce la cosa nuova e tutti che devono fare questa cosa nuova. Come quando è uscito
la moda di parlare di brand positioning, tutti che dovevano fare il posizionamento della marca e non avevano neanche un prodotto. Che cazzo ti posizioni? Cioè, cosa ti posizioni che non è un prodotto? Cosa serve? Cosa stiamo parlando? Di cosa? Cioè, quindi qual è cosa te ne fai del brand positioning se non hai un prodotto? La base, studiate, cercate di creare un prodotto, di creare un uovo di Pasqua, come vi ho spiegato nel webinar, un uovo di Pasqua che abbia un mercato, ok? Che si differenzi da quello dei vostri concorrenti, che si dia qualcosa in più, che abbia più valore, che vi dia margine. Queste sono le cose su cui preoccuparsi all'inizio. Poi, detto questo, cerchiamo il pubblico, lo cerchiamo sui social, facciamo partire il nostro forum educativo, ma questo è cioè il grosso segreto del marketing, ragazzi, rivelato in 2 minuti da Marco Doria su una diretta, è questo qui, ed è vero, non vi credete che sia tanto differente. Poi, quando cominciate a generare numeri, quando cominciate a generare grano, quando cominciate a far girare un sacco di K soldi al giorno, allora lì sì che hai ragione di dire, ragazzi, mettiamoci a automatizzare. Ma se tu non fai, almeno 200 lead al giorno, cosa vuoi ottimizzare? Voi raccogliete 200 contatti al giorno, non ci credo neanche se vi vedo, ok? Quando vi vedrò che raccogliete 200 contatti al giorno, dico, va bene, automatizza perché se fate 30K a mese, cerchiamo il modo di automatizzare, sono tanti, no? Ok, cerchiamo di creare un migliorare la situazione, ma non migliorare quello che non puoi, migliorare quello che non funziona. Il marketing, ragazzi, non trasforma la merda in cioccolata, lo dirò sempre, è una di quelle cose che mi sentirete dire fino alla morte. Tra l'altro, a proposito di questo, nell'Academy ci sarà spiegato tutto il percorso. Cos'è l'Academy? Faccio uno schemino, magari per chi... aspetta intanto che tolgo questo. Ok. Metto il mio nome. Avete domande, intanto scrivete, interagite, mettete like, condividete il video ai vostri concorrenti, fategli scoprire Marco Doria, così farete una sana competizione. Abbiamo fatto in questi giorni? Allora, io ho creato, faccio uno schemino, 3 corsi, ok? Il primo è le ads non servono un razzo, il secondo è Face Fast, il terzo è Insta Start, che è quello di Instagram. Okay, sono tre corsi che hanno una differenza rispetto a tutti gli altri corsi che puoi trovare, molto specifica. Questi 3 corsi ti danno le nozioni basilari per avere le cose che funzionano, ovvero non ho voluto creare nulla, anche con Luca che si occuperà poi di Instagram, non abbiamo voluto creare nulla che fosse sofisticato, complicato, ma dare le cose che funzionano. E soprattutto, ragazzi, ne parlavo proprio ancora oggi in riunione con Luca, le cose importanti che vi diremo sono le cose vere. Vi diremo, per Instagram, per dire, vi diremo le cose vere e che le cose che invece gli altri non vi dicono perché non gli conviene, perché chi vende corsi a volte non ha la convenienza di dirvi tutta la verità. Io però, guardate, ci metto la faccia mia, che quello che vi dico è così, cioè ce la metto tutti i giorni in diretta, quindi lo sapete che non è un problema di metterci la faccia, il mio. Quello che vi dico è, ci sono delle cose che dovete sapere, delle cose anche che non dovete fare, quindi abbiamo tolto tutta la merda che cola da un possibile corso e abbiamo creato un qualcosa di molto potente e utile, ovvero fai queste 4 cazzo di cose e falle funzionare. Non ti preoccupare di tutto il resto, no, quelle 4 cose fatte bene. Però tutto questo, ragazzi, non durerà a lungo perché chi non si è accattato i corsi adesso, io poi li metto nell'Academy, e l'Academy cosa sarà? Sarà un percorso che passo passo ti aiuta a costruire un business che parte dai social e che genera profitto, ma tutto è dall'idea, tutti i passaggi che devi fare proprio partendo dall'inizio, dalla marca, da cosa devi fare, dal mercato, si salterà passo passo, piano piano, da una parte all'altra, fino ad arrivare alle cose più complicate, fino ad arrivare ai funnel, fino ad arrivare a copywriting scritto in un certo modo.
le ads fatte prima in maniera semplice, poi quando cominceranno a generare grana fai questo, questo e quest'altro, scala, fai così. Tutto sarà un percorso completo per avere un business che genera profitto partendo dai social. E questo avrà un valore di 1.000 euro e dentro ci saranno anche questi tre corsi che adesso io sto vendendo per farli vedere al pubblico, ma dopo li ritirerò e li metterò nell'Academy. Quindi chi è furbo e capisce quello che sto dicendo, se la catta mo, perché dopo, se no, vi dovete prendere l'Academy, non ci sarà più modo di tirarli fuori. Perché ho deciso di fare questo? Lo capirete nell'Academy, perché c'è un motivo specifico. Oggi parlavo con i ragazzi, con gli studenti del Razzo, che sono i ragazzi che hanno comprato i miei corsi, ho fatto un sondaggino e ho chiesto cosa ne pensassero di qualche nome, ok? Qualcuno mi ha detto, Marco, sto nome, sti nomi mi fanno cagare, non hanno senso, sono noiosi, bla bla bla. Purtroppo però, ragazzi, sono cose che non capite, perché se io prendo una decisione strategica, c'è un motivo strategico, ok? Quindi il fatto che io chieda sempre feedback, questo mi serve per vedere qual è la risposta al feedback, ma in realtà non mi serve sapere se ti piace o meno, devo vedere il tipo di risposta, come reagisce, ok? Perché io poi da lì ci costruisco ancora sopra. Quindi sì, il nome dell'Academy sarà una cosa di quelle, comunque è praticamente il nome che avevo scelto era Social Selling Academy, che però poi ho cambiato, ok? Comunque sarà sempre Social Academy, sarà Social Academy di Marco Doria, al valore 1.000 euro, se vuoi farla con me personalmente 2.000. Ecco perché ho detto a tutti, ragazzi, prendetevi sti corsi, prendetevi la mia consulenza, chi non lo fa, amen. Sta andando bene, questa settimana ho un altro lancio parallelo con Valerio Conti, quindi insomma, sta andando bene, dai, non mi posso lamentare, va bene ragazzi? Quindi l'automazione la metti dopo. Nell'Academy ci sarà una cosa molto bella che parla di automazioni, che è molto semplice, che può essere usata anche inizialmente perché proprio serve per far funzionare quelle quattro cose. Ok, non vi posso dire nulla perché è ancora in fase beta, in progettazione, sarà proprio un software che lo fa. Cioè dentro troverete anche le indicazioni per utilizzare un software che vi crea i funnel, cioè una roba, se ragazzi stiamo parlando di fantascienza qui, Però sempre con la mia idea che devono funzionare passo passo, infatti i primi passi dell'Academy non parlano di sta roba, ma parlano di dell'idea, ok, del prodotto e del servizio. Senza l'idea non si fa proprio neanche il passo successivo. Nell'Academy parleremo anche del fatto che ci metteremo di fronte a capire se il tuo business, capirai se il tuo business va bene o meno. Perché, te lo dico subito, se tu vendi un qualcosa che non ti dà margine, profitto, netto, da metterti in tasca, da investire in marketing, di base, cioè, prova a immaginare, no? Quanto ti costa un cliente su... Interagite ragazzi, che intanto mettete like, fate qualcosa, perché sennò io non capisco se mi state guardando e quindi o se vi siete addormentati e quindi ogni tanto date una scossa, sennò adesso scrivo le parolacce e dico maledetti, mettete like, ok, lo metto veramente. A volte penso di essermi piantato, non vi vedo più. Grazie caro Lu. Ok, così si capisce. Però non è quella parola che pensate voi, perché manca una lettera. Ho perso il filo, cosa vi stavo dicendo? Blu, blu, blu. No, non mi ricordo più. Vabbè, non mi ricordo più. Ditemelo voi, perché mi sono distratto a scrivere like e cazzo. Comunque, a parte tutto ragazzi, volevo dirvi qualcosa ma lo sono dimenticato, non è un problema, ne possiamo parlare poi un'altra volta. Ecco una cosa che volevo raccontare di base che mi ha fatto scassare da ridere. Praticamente ho una sponsorizzata che stava girando con il mio quiz, oggi salta parecchio, non so se è la mia connessione che è debole,
farò ammenda per la prossima volta, cercherò di capire cosa, come mai. Comunque, vado a controllare questa sponsorizzata, vado a controllare i like messi e vedevo che c'erano like che arrivavano da fuori Italia, no? Gino, spiegami meglio perché mi è proprio passato per la testa. Intanto vi racconto, ciao Francesca, vi racconto meglio come sta storia. Quindi vedevo questi like che venivano da fuori Italia, dall'Africa, dicevo porca miseria. In realtà ci sono, sapete cosa succede oggi? Succede che a volte qualcuno che ti vuole fare, non dico uno scherzo, ma qualcuno vuole romperti i coglioni, vende, cioè compra traffico dall'estero, scusate, e te lo manda sulle sponsorizzate, così ti riempiono. Gino, spiegamela proprio bene, se no non la capisco. Ti riempiono le sponsorizzate di like fasulli, e quindi tu passi per un cretino che compra i like. Quindi l'ho dovuta stoppare subito, purtroppo, perché mi sono accorto di sta cosa. Adesso voglio vedere se va avanti, perché se va avanti qualcuno che mi ha mandato traffico, sono sicuro. Quindi, però adesso succede, lo fanno tantissimo, lo fanno perché così tu ti sporchi il profilo. Io lo dico subito qua, così almeno metto le mani avanti. Non mi ricordo cosa stavo dicendo dell'idea di base. Comunque sì, sto creando questa Academy, e l'Academy ha un grosso vantaggio veramente, ragazzi, rispetto a tutto quello che c'è in giro, perché stiamo implementando dentro anche un software che gestisce tutto in maniera semplice, ok? Poi sicuramente, ecco, quello che stavo dicendo è che da lì potrai capire se il tuo business va bene o se il tuo business non va bene, perché tu puoi avere un business che non ti porta margine e non puoi farlo, cioè non puoi portarlo avanti. Non va. C'è un mio amico che vende le gomme, abbiamo provato a studiare la situazione, visto il margine, ho detto, non puoi farci un business sui social, non tutti i business possono andare sui social, perché se non hai margine, abbiamo finito, cioè non possiamo parlare, devi avere margine, ok? Margine, soprattutto devi essere bravo a upsellare, devi essere bravo a vendere cose che ti fanno guadagnare di più, è tutta una serie di cose che devi saper fare. Il bello dell'Academy è che però non è che tu la prendi e la utilizzi solo per il tuo lavoro di adesso. Quell'Academy te la prendi e te la tieni se tu dici ok, questo cazzo di business che ho non va bene, strutturiamone uno nuovo, parallelo, e lo inizi da zero con le cose che servono. Ecco perché sono convinto, strarci convinto, che questa Academy sarà una figata, perché non esiste niente del genere, ma soprattutto ti pare, se ti sbatto la verità in faccia che quello che fai non funziona, ti do però un business chiave in mano che tu prendi, ok, e te lo costruisci da zero facendo altro. Ti spiego come andare a fare le ricerche di mercato, ti spiego come fare tutte le cose. Sì, esatto, Gino, l'Academy che si parte proprio dal costruire le basi, okay, del prodotto, del servizio, rivolto al mercato, da lì. Poi da lì ci andiamo a costruire tutto, ma non andremo a fare marketing, automation, cazzo e mation, ok? Quello viene dopo, viene dopo, cioè assolutamente dopo, ok? La mia minaccia di mettere like ha funzionato, ragazzi. No, Va bene, voi che fate stasera? Io andrò a mangiarmi qualcosa e poi sto preparando il video per fare il lancio che dobbiamo fare in settimana, sto preparando i video, gli opt-in, e intanto sto cominciando a vedere tutti questi nuovi software da implementare, perché sono una grossa novità. Considerate che adesso io mi costruisco tutto a mano, e quindi che è bene saper costruire a mano, perché ti salva le chiappe nel momento in cui qualcosa non funziona, però insomma semplificarsi la vita non è mai neanche un male. Va bene? Che fate voi stasera allora? C'è qualche cosa schifosa, tipo andare a guardare una partita? Cioè quelle cose lì che io aborro completamente. Il solito boccone fuori. E poi domani si lavora. Domani che giorno è? Domani è sabato. Domani si lavora, domenica si lavora. Va bene, ragazzi. Dai. Niente.
Quindi io per riassumere, basta ragazzi, basta parlare di marketing automation, non ne voglio più sentire parlare. Cominciate a parlarmi di cose semplici, ovvero ho scritto questo copy perché volevo vendere quest'idea, questo target, e l'ho messo in questo punto di Facebook. Ah, libertà, questo voglio sentirvi dire. Non voglio sentirvi parlare di marketing, vi spezzo le braccia, no, ok? Non parliamo di cose sofisticate adesso, niente, ok? Gino ne ha ancora per tornare a casa. Gino, già che sei lì, spediscimi un po' di vino, tu che c'hai il vino dei Licolli. Va bene ragazzi, vi saluto, ci vediamo in questi giorni, intanto domani sveglia alle 6, abbiamo la data per il 15 maggio, facciamo il webinar con FaceFast, ok? Ci sarà anche lì una sorpresa, come al solito, sapete che vi faccio sempre sorprese, e verso fine mese, vi dirò poi la data precisamente, il 15, c'è quello di Luca con Instastart. Mi raccomando ragazzi, compratevi di adesso, potete ancora andare aspetta che vi pinno, no, intanto i prezzi sono aumentati, non compratevi più un cazzo, niente, aspettatevi le mie email, peccato se non le avete comprate adesso, affari vostri. Aspettate il prossimo, adesso potrete comprare o a prezzo pieno FaceFast, che è già a 197 euro, lo potevate prendere a 59, e il prossimo poi sarà Instastart. Non fatevi fregare di nuovo da sta tirchieria che avete proprio le braccia come dinosauri, non volete tirare fuori, poi dopo spendete 8 volte, ok ragazzi? Va bene, vi saluto, vi auguro una buona serata e mi raccomando, strisciate. Va bene? Ciao ragazzi!